Almeno aspettava. Magari altro che lo piedino non lo posso dire, magari pure che io non ho la parte di faccia. Riposo, dona lei, o Signore, splenda lei la luce perfetta, salve o Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve, a te imploriamo e rendi, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del seno tuo, popolemente a ogni auto, Vergine Maria. Nelle litanie per i defunti di solito si dice proeo, che vuol dire per lui, o proea, che vuol dire per lei. Siccome le so in latino e noi in italiano, allora diciamo in latino. Comunque lo dico quando è ora. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Christe audinos. Christe exaudinos. Pater de celis Deus. Fili redentor mundi Deus. Spiritus sancte Deus. Santa Trinitas unus Deus. Allora diciamo ora proea. Santa Maria, Santa Dei Genetris, Santa Virgo Virginum, Mater Christi, Mater Ecclesiae, Mater Divine Grazie, Mater Purissima, Mater Castissima, Mater Inviolata, Mater Intemerata, Mater Amabilis, Mater Admirabilis, Mater Boni Consilli, Mater Creatoris, Mater Salvatoris, Virgo Prudentissima, Virgo Veneranda, Virgo Predicanda. Cammino sempre continuo fino a... L'amoramento acceso. Sì, no, grazie. Vi prego.
lasciare il corridoio al centro, per piacere. La processione avrà questo ordine. Precedo. Cacciavite piccolo qua? No, cacciavite piccolo? Ecco boia, sono nella cassetta che... Dimmi quando arriva la bara perché non la vedo. Sì, d'accordo, dimmi. Sì.
facevi secondo me. Per favore. Thank you.
preghiamo, sia viva, presente in mezzo a noi nel Cristo risorto. Per questo possiamo ascoltare la sua voce e sentire in essa la sua presenza materna presso il Padre dei Cieli. Quando lascerò questo mondo vorrei poter dire: ti ringrazio Gesù mio perché questo mio corpo martoriato
non ha mai avuto un momento di ristoro, ma solo la fortuna di patire ogni sorta di tribolazione. Apri per la mia anima, o Gesù, tutte le fonti dell'immenso abisso della tua infinita misericordia. Annegami nell'abisso del tuo amore e fammi perire nel diluvio del tuo amore infinito.
Ella che ha seguito la via della perfetta carità, esulti con te nella gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. La prima lettura è tratta dal libro dei Proverbi e sarà letta in spagnolo, lingua materna della madre. Una donna perfetta, chi potrà trovarla? È qui descritta la sapienza personificata che ispira l'azione laboriosa e creativa delle persone ad essa docili. I suoi figli sorgono a proclamarla beata. Lectura de los Proverbios. Una mujer completa, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas. En ella confía el corazón de su marido y no será sin provecho. Le produce el bien, no el mal, todos los días de su vida. Se busca lana y lino y lo trabaja con manos hacendosas. Es como nave de mercader que de lejos trae su provisión. Se levanta cuando aún es de noche, da de comer a sus domésticos y órdenes a su servidumbre. Hace cálculos sobre un campo y lo compra. Con el fruto de sus manos planta una viña. Se ciñe con fuerza sus lomos y vigoriza sus brazos. Siente que va bien su trabajo, no se apaga por la noche su lámpara. Echa mano a la rueca, sus palmas toman el uso. Alarga su palma al desvalido y tiende sus manos al pobre. Por lo que hace a su casa, no teme a la nieve, pues todos los suyos tienen vestido doble. Para sí se hace mantos y su vestido es de lino y púrpura. Su marido es considerado en las puertas cuando se sienta con los ancianos del país. Hace túnicas de lino y las vende. Entrega al comerciante ceñidores. Se viste de fuerza y dignidad y se ríe del día de mañana. Abre su boca con sabiduría. Lección de amor hay en su lengua. Está atenta a la marcha de su casa y no come pan de ociosidad. Se levantan sus hijos y la llaman dichosa. Su marido y hace su elogio. Muchas mujeres hicieron proezas, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer inteligente, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y que en las puertas la alaben sus obras. Palabra del Señor. Ripetiamo. Tu mi conduci, Signore, nel regno della vita. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli e rossi mi fa riposare.
Tu mi conduci, Signore, nel regno della vita. Se dovessi solo camminare in una valle oscura, non temere alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone, il tuo bimbastro, mi danno sicurezza. Tu mi conduci, Signore, nel regno della vita. Felicità, felicità, grazia saranno mie compagne per tutta la vita. Abiterò nella casa del Signore. Nel regno della vita. Il brano che stiamo per leggere ci riporta alla fonte dell'amore cristiano. L'amore è da Dio. Chiunque ama è generato da Dio, perché Dio è amore. I cristiani sono coloro che hanno riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per loro. Per questo viviamo la fiducia dei figli di Dio e l'amore fraterno. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi. Dio ha mandato il suo unigenito figlio nel mondo perché noi avessimo la vita per lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Egli ci ha fatto dono del suo Spirito e noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in Lui ed Egli in Dio. Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore. Chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in Lui. Per questo l'amore ha raggiunto in noi la sua perfezione, perché abbiamo fiducia nel giorno del giudizio, perché come è Lui, così siamo anche noi in questo mondo.
Nell'amore non c'è timore, al contrario, l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo, e chi teme non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. È parola di Dio. Acclamati al Signore che viene, alleluia, alleluia, alleluia. Al Signore che viene, alleluia, alleluia, alleluia. Vita, resurrezione del Signore. Acclamati al Signore che viene, alleluia, alleluia, alleluia. Le beatitudini rappresentano le grandi piste della santità cristiana, sconvolgenti ed entusiasmanti allo stesso tempo. Coloro che assumono questi tratti cambiano veramente se stessi e il mondo. Cristo ci dà il suo spirito per appartenere a questi beati. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e messosi a sedere gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, prestiamo le onoranze funebri a Madre Speranza di Gesù, all'Ama Valera, una donna che in seno alla Chiesa Cattolica ha trascorso la vita nella fedele osservanza dei voti religiosi, quei voti che tra poco le sue figlie e i suoi figli rinnoveranno. Ubbidienza, povertà e castità, tre doni che Madre Speranza di Gesù ha sperimentato in pieno nella sua vita e che ha saputo trasfondere nella vita delle sue figlie e dei suoi figli. Questi doni guidano la vita del religioso e della religiosa nella Chiesa, ma di essi sono pienamente partecipi i sacerdoti, doni che sono partecipati in relazione al loro stato anche ai laici cristiani. Possono sembrare tre limitazioni, e così li vede chi non ha la fede. Ubbidienza come limite alla libertà, povertà come limite al godimento e consumo dei beni materiali, castità come limite al piacere sessuale e all'amore, quello male inteso che nessuno osa scrivere con la lettera maiuscola. Questa nostra sorella ci presenta anche nella morte queste virtù come le ali che l'hanno sospinta in una vita piena e ricchissima, come quella che essa ha vissuto su questa terra. Oggi ce le presenta come doni universali per tutti e in modo particolare per coloro che Dio chiama e che, fidandosi di Lui, accettano di vivere una vita consacrata. L'ubbidienza è adesione alla volontà di Dio. Egli ha bisogno di noi, uomini e donne viventi, quaggiù, per attuare i Suoi piani di salvezza per tutti. Se la creatura umana disubbidisce al Signore, il piano divino viene intralciato e la sua realizzazione rinviata. Madre Speranza di Gesù ha sempre obbedito. I doni naturali e soprannaturali, ricchissimi, ricevuti da Dio, li ha messi generosamente
a disposizione di chi gliel'aveva elargiti per il bene dei fratelli e delle sorelle. Quanto bene è venuto da questa umile ubbidienza. Il bene spirituale e materiale che deriva alla Chiesa e al mondo dalle due famiglie religiose che Madre Speranza ha fondato, aderendo all'ispirazione del Signore, e il bene che viene dalle opere che essa ha realizzato, è tutto frutto dell'ubbidienza alla volontà di Dio. Quei doni soprannaturali che chiamiamo carismi rimarrebbero sterili senza l'ubbidienza. L'ubbidienza dunque non sterilizza la libertà, ma la esalta e la dirige verso un grande bene per tutti, mentre la falsa libertà, il libertarismo sfrenato ed egoistico che tanti esaltano, porta solo a conseguenze di dolore e di morte. Le opere di Madre Speranza di Gesù sono causa di tanto bene per la Chiesa e per l'umanità. L'ha voluto riconoscere il Santo Padre Giovanni Paolo II venendo pellegrino a questo santuario il 22 novembre 1981 a ringraziare l'amore misericordioso per essere sopravvissuto al tragico attentato del 13 maggio precedente. Per questa ubbidienza alla volontà del Signore da parte di Madre Speranza di Gesù sono grate la Chiesa universale e quelle chiese particolari in Spagna, Italia, Germania federale e Brasile che ospitano opere dell'amore misericordioso. La Chiesa particolare di Todi che Madre Speranza per ispirazione o per intuizione, ha scelto come sede della sua opera principale, il Santuario dell'Amore Misericordioso, non dimenticherà mai la predilezione di questa umile e grande suora, che riposerà fino alla fine del tempo in questa nostra terra benedetta. Povertà. Le grandi opere che Madre Speranza di Gesù ha realizzato possono apparire contrarie allo spirito di povertà. Questo è il pensiero di chi segue un anacronistico anticlericalismo. Quante volte abbiamo sentito l'accusa di ricchezza rivolta alle opere di Madre Speranza di Gesù. Esse sono invece in piena armonia con lo spirito evangelico della povertà, perché Madre Speranza di Gesù le ha progettate, volute e realizzate, non per il proprio bene, ma per il bene degli altri, per il bene di tutti. La povertà della cameretta di questa nostra sorella, la sua instancabile laboriosità, le sue vecchie mani intrecciavano negli ultimi anni per ore ed ore i cordoncini che sostengono il crocifisso dei suoi figli e delle sue figlie. L'austerità delle loro case è prova di questo. Le comodità sono tutte per gli altri, per gli ospiti, per chi cerca qui una porta aperta ed un soccorso alle proprie necessità spirituali e materiali. Tutto per gli altri. È questo il senso della povertà di Madre Speranza di Gesù e delle sue istituzioni. La laboriosità della madre, delle figlie e dei figli, tesa fino allo spasimo per donare, è autentica realizzazione della povertà evangelica. La castità è fonte di amore libero, pieno ed universale. Non tutte le mamme naturali riescono a vivere la pienezza della maternità
come madre speranza di Gesù. Basta guardare i volti ed ascoltare le espressioni delle figlie e dei figli dell'amore misericordioso in questi giorni per comprendere quale rapporto di amore esisteva ed esiste tra loro e la madre. È morta veramente la loro mamma. Madre Speranza di Gesù era da anni sofferente e gravemente limitata per le malattie e il peso dell'età. Tuttavia la sua presenza fisica era sufficiente a dare forza e serenità. Me lo confermava mercoledì scorso la Madre Generale delle Ancelle dell'Amore Misericordioso. Tanto era profondo questo legame materno e filiale che mi sento di augurare che almeno simile sia in tutti i rapporti materni e filiali naturali. La castità non è dunque sterilità, ci insegna Madre Speranza di Gesù. Non è negazione di amore, ma apertura piena e libera e senza limitazioni all'amore di Dio che poi si riversa a cascata su tutti gli altri. La maternità casta di Madre Speranza di Gesù era come quella bellissima che si realizza in natura, frutto di amore e di dolore, di totale e completa donazione, senza nulla chiedere in cambio. Hanno sperimentato questa maternità le ancelle e i figli dell'amore misericordioso, ma anche tutti coloro che hanno avvicinato questa donna casta ed ardente per chiedere conforto ed aiuto. Un amore materno e fraterno che è stata particolarmente generoso e grande verso i sacerdoti, gli amici prediletti, a nome dei quali ringrazio questa umile e grande sorella e madre. Ubbidienza, povertà e castità sono le virtù di tutti coloro che vogliono essere seguaci di Gesù, ubbidiente, povero e casto. E Madre Speranza, che le ha vissute in una straordinaria unione con il Signore, è maestra per tutti, per i religiosi, le religiose, i sacerdoti diocesani e i laici. Ora preghiamo per lei e con lei. Nell'Eucaristia saremo in Gesù particolarmente uniti tra noi e con lei. Grazie, sorella e madre, per tutto quello che hai fatto e che ci hai insegnato nella tua vita terrena. Il Signore ti compensi con la risurrezione e la vita eterna. E così sia. Ora i figli dell'amore misericordioso e le ancelle dell'amore misericordioso rinnoveranno davanti alla loro madre fondatrice i loro voti. Dio, amore misericordioso, che mi chiami a seguire Cristo, tuo figlio, io, Gino Caponi, in piena libertà, mi dono totalmente a te, unico bene della mia vita. Perciò rinnovo i voti di obbedienza, castità e povertà, secondo le costituzioni dei figli dell'amore misericordioso. Confido nella forza del tuo spirito, nella mediazione materna di Maria, nell'intercessione dei santi protettori e nell'aiuto dei miei fratelli per essere fedele fino alla morte. Uniti nella carità
Ci rivolgiamo a Dio, amore misericordioso, perché si degni di ascoltare la nostra preghiera e ci conceda la gioia e la forza di costruire insieme il suo regno di amore, di giustizia e di pace. Cantiamo insieme il tuo amore misericordioso, ridonaci ancora, Signor. Per il Papa Giovanni Paolo II e per la Chiesa, perché secondo quando lo stesso Santo Padre implorò nel suo pellegrinaggio a Collevalenza, l'amore misericordioso non venga mai meno e sia costantemente più grande di ogni male che è nell'uomo e nel mondo. Preghiamo. Amore misericordioso. Per il pastore della diocesi e per tutta questa nostra chiesa particolare, perché l'amore misericordioso abbia ad essere per tutti luce che risplende nelle tenebre e illumina ogni uomo. Preghiamo. Amore misericordioso. Fa, o Signore, che in questo momento di dolore e di speranza per tutti noi, ancelle e figli dell'amore misericordioso, la nostra vita si disponga sempre più generosamente alla sequela e all'amore di Cristo, secondo gli insegnamenti e l'esempio della nostra amatissima Madre, perché sia grande la sua gioia e pienamente colma la sua gloria, nell'incontro con il Padre pieno di bontà, per questo ti preghiamo. Il tuo amore misericordioso, ridonaci ancora, Signore. Perché questo santuario, come il Santo Padre ci ha indicato, sia veramente per noi costante punto di riferimento e centro e segno della nostra spiritualità, preghiamo. Para que en todas nuestras casas consigamos llevar la ayuda y el alivio a muchas familias necesitadas y afligidas, y el consuelo a los enfermos, para que en ellas los huérfanos y necesitados encuentren su familia, los jóvenes su guía, los débiles su sostén y los caídos fuerza para levantarse, roguemos al Señor. Amore misericordioso. Perché si compia in noi l'insistente e forte insegnamento della nostra Madre circa l'accoglienza e l'amore a tutti i sacerdoti, perché il Signore ci doni la capacità di aiutarli più con i fatti che con le parole e quindi con lieta e generosa dedizione, preghiamo. Il tuo amore misericordioso, ridonaci ancora, Signore. Para que logremos ser cada vez más fieles al carisma y al testimonio de nuestra Madre según las exigencias de nuestro tiempo,
reestructurando y disponiendo nuestras casas con dinamismo y adaptación para que sean hogares donde se viva bien la acogida, rebosante de cariño y entrega, roguemos al Señor. Amor misericordioso, per i pellegrini che vengono al santuario, perché possano ritrovare la speranza e la pace, una grande forza per vivere e un amore sempre nuovo per essere dono agli altri, specialmente ai più bisognosi, preghiamo. Il tuo amore misericordioso, per Claudio, che è da mesi in coma, e per i suoi genitori, preghiamo. Amore misericordioso, Signore. Signore, fa che si compia quanto ti abbiamo chiesto. Ti chiediamo inoltre che la morte della Madre Speranza, unita a quella di Cristo, sia per tutti noi cammino verso la luce, la pace e la vittoria. Per Cristo nostro Signore. Mi permetto di leggere il telegramma che il Santo Padre ci ha inviato in questa circostanza, rivolto al Superiore Generale dei Figli dell'Amore Misericordioso qui in Colle Valenza. Sommo Pontefice ha ricevuto messaggio indirizzatogli da lei e da Madre Superiore Generale Ancella dell'Amore Misericordioso, occasione pia di partita, venerata fondatrice Reverenda Madre Speranza, e te mentre eleva al Signore fervide preghiere e suffragio, pia anima eletta, auspica che membri tutta codesta benemerita istituzione vivano in piena adesione suoi insegnamenti ed esempi, totale consacrazione alla Trinità Santissima e te fedeltà alla Chiesa, e ti insegno sua benevolenza in parte di gran cuore, confortatrice, benedizione apostolica, Cardinale Casaroli, Segretario di Stato. Ora saranno presentati dei doni all'altare, alcuni dei quali verranno depositati sopra la bara di Madre Speranza, e precisamente il Vangelo, le costituzioni dei figli e delle ancelle dell'amore misericordioso da lei scritte, il crocifisso dell'amore misericordioso, quindi le offerte per il santo sacrificio. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio nostro Padre, per amore del tuo unico Figlio, che si è offerto a te come vittima pura, accogli il sacrificio della Chiesa per Madre Speranza, sia per sempre nelle braccia del tuo amore misericordioso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio Padre Onnipotente, per Cristo nostro Signore, Re dell'universo. Offrendosi alla morte per tutti gli uomini, egli solo ha liberato tutti dalla morte. In lui risorto rifulge la certa speranza della vita senza fine. L'universo risorge e si rinnova. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni. Santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti,
Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Sei redenti con la tua croce e con la tua risurrezione. Salvaci, salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli facci un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo, Signor, promessi insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con i Santi Apostoli, i nostri martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Lucio, i Vescovi concelebranti, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati della nostra madre che hai chiamato a te da questa vita e come per il battesimo e per i santi voti l'hai unita alla morte di Cristo tuo figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione, quando farà sorgere i morti dalla terra e trasformerà il nostro corpo mortale a immagine del suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della sua gloria. Quando asciugato ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli. Madre Speranza ha sperimentato e proclamato la paternità di Dio, ha pregato e meditato il Padre nostro con particolare attenzione nella novena dell'amore misericordioso. In comunione con Cristo e con tutta la Chiesa, preghiamo il Padre del Cielo per le grandi intenzioni che Gesù ci ha consegnato e per le quali Madre Speranza ha speso la sua vita.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Salute e pace, il Signore vi benedica. Era solita augurare ai pellegrini Madre Speranza. La pace che deriva dal perdono dei peccati, dalla comunione col Padre e con tutti gli uomini, nostri fratelli. Il gesto di pace che ora ci scambiamo, rassereni il nostro cuore e ci dia di essere operatori di pace nel mondo. E scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò. Per la comunione, dopo che si sono comunicati i vescovi, i sacerdoti si disporranno in quattro file, due sul davanti dell'altare e due lateralmente,
I fedeli sono pregati di non muoversi perché arriveranno a voi i sacerdoti dall'altare. Oh.
preghiamo. O Padre, che in questo sacramento pasquale ci hai uniti al tuo Figlio, vincitore del peccato e della morte, fa che la Madre Speranza sia nella gloria del Signore Gesù, amore misericordioso, al quale ha dedicato la sua vita. Per Cristo nostro Signore. Madre, se tu mi aiuti faccio il bravo. Voglio dirti quello che, non da solo, ma con tanti fratelli e sorelle attorno al tuo letto di morte ti abbiamo gridato. Mentre sorella morte ti sottraeva a noi, ti abbiamo immaginato partire sul carro di fuoco, un carro di amore, un carro di sofferenza, come Elia. Quello che ti abbiamo gridato in quei momenti è questo: Madre, lasciaci il tuo spirito. Vogliamo gridartelo davanti alla Chiesa, in questa santa assemblea, perché tutti sappiano che non ci serve niente, ma abbiamo urgenza del tuo spirito, della tua mentalità, del tuo stile. Madre, lasciaci il tuo spirito. Grazie. Ora ci sarà la preghiera di commiato davanti alla bara. I vescovi saranno tutti davanti alla bara stessa e faranno le ultime preghiere intercalate da un canto. Un attimo che arrivo col microfono. La tua ancella Madre Speranza si è addormentata nella pace tua, o Signore, e viene a te come tua sposa fedele, con la lampada accesa, uniti nella fede della vita eterna. La raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre. Con la nostra preghiera, ella nel battesimo è diventata figlia di Dio e con grande fervore si è nutrita alla mensa del Signore Gesù. Nella professione dei consigli evangelici ha seguito la via della perfetta carità, guidata dallo Spirito. Ha testimoniato con le parole e con le opere la bontà di Dio. Accoglila, Padre, nelle tue braccia, accanto al tuo Figlio risorto. Il nostro addio, anche se non nasconde la tristezza del distacco, si conforta tuttavia nella certa speranza della presenza tenera e materna di lei, viva nel tuo regno di amore, insieme ai tuoi servi fedeli. Un giorno ci ritroveremo nella casa del Padre, nel santuario del cielo, dove l'amore di Cristo che tutto vince trasformerà la morte in aurora di vita eterna. Affidiamo Madre Speranza, nella certezza che risorgerà l'ultimo giorno
insieme a tutti i morti in Cristo. Ti rendiamo infinite grazie, o Signore, per tutti i benefici che le hai dato in questa vita, segno della tua inesauribile bontà. Fa che canti in eterno le tue misericordie, senza limiti.